Desiree, che finale, una volata strepitosa. Sì, praticamente mi hanno dato come impegno di conquistare la maglia rosa, mi sono messa a ruota della squadra che comandava il gruppo, la Guerciotti. Finita la discesa ho visto l'occasione di partire, avevo le gambe e ho pedalato fino alla fine, ho dato il colpo di rene e sono riuscita a vincere. Desiree, viviamo questa volata metro per metro, raccontacela. Sono uscita prima della volata, avevo alla ruota un'altra di un'altra squadra, appunto la Guerciotti. Ho sentito appunto di avere le gambe, ho dato a tutta fino alla fine e il colpo di reni mi ha permesso di mettere la mia ruota davanti alla sua. Desiree, che cos'è per te il ciclismo? Il ciclismo è tutta la mia vita, è la passione e questa vittoria mi ha portato grandi soddisfazioni perché è da tanto che ci lavoriamo sopra, tutta la squadra, e è tutta la mia vita. Desiree, dopo il traguardo non solo le tue compagne ma tante avversarie sono venute a congratularsi con te, questo è il bello del ciclismo femminile. Sì, questo è bellissimo perché ti trovi amiche da tutte le parti d'Italia e appunto oltre alla gara siamo tutte amiche, non solo avversarie, che in gara ovviamente c'è un po' di competizione però siamo tutte amiche alla fine. Desiree, la tua dedica? Questa gara la voglio dedicare a tutte le mie compagne di squadra che sono veramente speciali e al mio papà, nonché al mio direttore sportivo. Grazie di tutto il cuore, da tutto il cuore.